Un vero e proprio cartello dedito al traffico di droga. La merce arrivava dal Brasile e dall'Albania. L'operazione condotta dai carabinieri dei comandi provinciali di Vibo Valentia e Firenze in collaborazione con lo squadrone liportato cacciatori Calabria e con i reparti competenti per territorio ha portato all'esecuzione di 11 arresti e 7 divieti di dimora a Vibo Valentia, nel Fiorentino e in altre città. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro a carico di persone accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Le attività hanno coinvolto oltre 60 persone, tutte indagate. Per l'accusa, nel canale brasiliano, alcune ditte di import-export di marmi, niobio e manganese avrebbero consentito di nascondere il traffico di cocaina. Per l'Albania, invece, i carichi di marijuana e hashish arrivavano al porto di Bari tramite una rete relazionale costruita dai vibonesi con un gruppo di albanesi che vivono in Toscana. Il cartello della droga, operando per conto delle locali di 'Ndrangheta vibonesi, utilizzava broker specializzati con garanzie in termini di affidabilità criminale nei confronti dei produttori. Nei paesi esteri erano loro a contrattare i prezzi dei carichi per poi occuparsi direttamente dell'approvvigionamento. Una volta arrivato in Italia, il carico veniva gestito e smistato dal cartello, che usava la propria rete nazionale per distribuirlo alle piazze di spaccio e per la vendita al dettaglio. Complessivamente, nel corso dell'attività investigativa, nella provincia di Vibo Valentia sono stati sequestrati 1 kg di cocaina, 81 kg di marijuana e 3.952 piante di canapa indiana, 25 kg di hashish, 89 grammi di eroina, 11 grammi di funghi allucinogeni e 27 pasticche di ecstasy.